sono con sì. Mister Tuoto. Intanto, mister, grazie per la sportività e la disponibilità. Un primo tempo che vi ha visto senz'altro meritevoli del vantaggio, sembravate in controllo di partita. Poi nel secondo tempo cosa è successo? Un piccolo cambiamento di Perrotta e la tua squadra è andata in tilt, sembra. Ma diciamo che posso dire che siamo andati in difficoltà, abbiamo visto tutti, questo è sicuro, però mi lamento, come hai visto sicuramente tu dalla panchina, un rigore per me inesistente, quindi figuriamoci, per me quel rigore non si dà nemmeno in terza categoria, con tutto il rispetto per Zangara. Lì è andato per lanciare la palla il mio giocatore, la palla l'ha lisciata, sì, ok, però lì lui è andato prima a terra, prima che lo toccassi, quindi una mano anche dal guardialine che era lì, ma poi fondamentalmente siamo calati anche, purtroppo abbiamo fatto degli errori, il secondo gol è stata una palla buttata centralmente, noi non abbiamo fatto come domenica la stessa problematica, non siamo scappati dietro con palla libera e quindi la palla alle spalle ci ha diciamo messo il 2-1 che ci ha tagliato le gambe, il 3-1 è stato un rimpallo su un sì, la palla andava per Ciamantani, ha toccato il mio Lombardi, è andato dentro e quello a tu per tu ha fatto gol. Possiamo dire la vittoria di Mago Perrotta. No, la mia lettura è questa: nel primo tempo vi ho visto in difficoltà, soprattutto abbiamo notato che rispetto al solito l'asse Iudicelli Gaudio non andava tanto, un po' per demerito loro o per bravura del Cotronei. Poi nel secondo tempo hai stravolto tutto, hai spostato Di Domenico al centrocampo, inserito Crispino in avanti a fare da sparring partner a Perciamontani e si è visto un'altra Paolana. Sì, ma tornando al primo tempo era difficile, una partita dentro fuori per noi, quindi emotivamente e mentalmente i ragazzi l'hanno un po' sentita, quindi non erano liberi. A pagare un pochettino sono tutti questi 99-98 che poi subito il gol nell'unico tiro della partita sono andati un po' giù moralmente, poi ripeto, a prescindere dai campi l'1-1 ci ha un po' liberati e siamo andati meglio, però devo essere onesto, non abbiamo fatto una buona partita, abbiamo giocato meglio a Soriano e abbiamo perso, però ripeto, i punti oggi valgono doppio, quindi ripeto, bravi ragazzi a stare nella partita, a non disunirsi, a crederci e serenamente il secondo tempo siamo riusciti a farla nostra, penso meritatamente.